Un'immagine del pittoresco napoletano si rispecchia perfettamente nelle parole di Matilde Serao. Alla mattina, se avete il sonno leggero, fra i tanti rumori napoletani, udirete uno scampanio in cadenza, che ora tace, ora ricomincia dopo breve intervallo. Sono le vacche, che vanno in giro per un paio d'ore, condotte, ognuna, da un vaccaro sudicio, per mezzo di una fune. Queste vacche, si fermano innanzi a ogni porta. Il vaccaro grida forte, ha calato panaro, se non sentono, batte forte il campanaccio della vacca. L'altro lato del quadro è nel pomeriggio, dalle 4 alle 6, uno scampanellio acuto e fitto, sono le mandrie di capre che scorrazzano. In tutte le città civili, queste mandrie di bestie utili ma sporche e puzzolenti, queste vacche, non si vedono per le vie. A Napoli no, è troppo pittoresco il costume, per abolirlo. Nessun municipio osa farlo. Un'altra cosa molto pittoresca è il sequestro delle strade, fatto per opera dei piccoli bottegai o dei rivenditori ambulanti. Nulla di più pittoresco che la strada di Santa Lucia, di esclusiva proprietà dei signori pescatori e marinai, intrecciatori di nasse e venditori di ostriche, nonché delle loro signori mogli, venditrici di acqua sulfurea e di ciambellette, cucinatrici di polipi e friggitrici di peperoni. Nonché dei loro signori figliuoli, in numero indefinito, nudi e bruni come il bronzo.